Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Titus in Fabula. Siamo tornati con il nostro Neo Titus su Monster Hunter Now. Per chi avesse il dubbio su questo nome strampalato, vada a vedere il primo video. Continuiamo nella storia dove ci siamo lasciati nell'ultimo episodio. Allora, siamo arrivati al capitolo 11 dopo estreme difficoltà. Minaccia incombente, si fa vedere, come anteprima, un Diablos per tutte le palle di pelo. Ci hanno appena segnalato l'avvistamento di un mostro, è un Diablos. In realtà l'abbiamo già visto durante gli eventi, ma non l'ho affrontato perché non ne ho trovati. Voglio che Indaghi neutralizzi la minaccia. Come al solito ci chiederà 5 mostri grandi, 10 mostri normali, tra cui 5 grandi, e 10 oggetti di raccolta. Lo andremo a vedere sicuramente, ma prima di andare a vedere questo, volevo vedere... Nello scorso episodio abbiamo affrontato Legiana. Peraltro quest'arma appena sale di grado cambia di forma. Se ci fate caso, al grado 6 è già... differente, bellissima la spada di Legiana, grazie al glaciale diventa Guglia glaciale. La prima arma è di elemento ghiaccio, peraltro ci servirà. Cosa ci serve per farla? Un sacco di roba. Sì, beh, un sacco di Legiana, giustamente, anche perché sì, non li abbiamo ancora affrontati. E volevo andare a vedere l'armatura. La prima armatura di rarità 4, 5, 5. Allora, vediamo. No, togliti qui. Abbiamo Angelo Custode, poi attacco ghiaccio sull'elmo. Angelo Custode di livello 2 peraltro, e paravento. Angelo Custode vi aiuta, lo faccio vedere, riduce i danni, le probabilità che un attacco abbia dei danni ridotti, non è male, è un'abilità molto utile. Paravento vi toglie l'effetto del vento, appunto. Ad esempio il palumo fa quell'attacco di tipo vento quando vi passano vicino i mostri, che il nostro cacciatore rimane un po' intontito. Paravento è utile. Velocità di ricarica ovviamente per le armi che possono ricaricare, in questo caso solo le balestre. Abbiamo attacco ghiaccio e paravento. Vabbè, attacco ghiaccio non c'è bisogno che lo spiego. Più sale di livello e più fate danno con lo stesso attacco ghiaccio. Un altro di slot di velocità di ricarica, vi faccio vedere. No, beh, non dice di quanto. E resistenza ghiaccio, quindi utile contro Legiana. Servono ovviamente le scaglie pure per farlo, e va bene. Ora vado a completare queste 5 missioni. Questo capitolo sono 3-5 parti. Un solo mostro finale sarà appunto il Diablos, che andremo ad affrontare. Servirà l'arma di Legiana, perché il Diablo si devola il ghiaccio, ed è l'unica arma di tipo ghiaccio, quindi dovremo riuscire a farla nel frattempo. Ci vediamo fra poco, che completo queste missioni e vediamo cos'altro ci chiede. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato, vabbè, questo era semplice, i vari mostri da cacciare e oggetti da raccolta, era la prima delle 5. Prossima missione, uccidi mostro nell'area deserto. Penso che sì, 5 mostri, vale anche per i mostri piccoli. E 10 mostri in totale, quindi mostri grandi e piccoli. Ad esempio qua sopra, ci è andato anche bene, siamo a metà tra l'area deserto. Ad esempio il Kulu Yaku è già nella palude, ma questo Noios è nell'area desertica, quindi ce lo conta già. Quindi abbiamo, sì, uno nell'area deserto e uno dei 10 mostri, ok. E questa è molto semplice, dovremmo riuscire a completarla abbastanza facilmente. E niente, la completo. Ci ritroviamo qui, ci ritroviamo tra poco e continuiamo nella parte di storia. Ok, vabbè, questa è stata veramente estremamente facile. Cioè, di tutte le missioni, probabilmente è quella che ci ho messo meno, nel senso che ci ho messo mezz'ora. Quindi veramente, veramente semplice. Altro giro, altra corsa. Questa è la più classica delle missioni. 5 mostri grandi, di cui... 10 mostri, di cui 5 grandi, e 10 oggetti raccolta. La rogna sono sempre i 10 oggetti di raccolta che dovete trovarlo in giro. Se camminate la fate in mezz'ora, se potete spostarvi. Diluvia in questo momento, ci vuole un po' di più, però comunque è proprio la classica delle missioni, perché se andate ad esempio, no oggi no, però solitamente anche in quelle giornaliere più o meno rispecchiano questa cosa, quindi è abbastanza semplice. Poi se ci fate caso abbiamo già intorno 4 mostri piccoli, quindi dei 10, 4 sono già qui. E niente, la completo come al solito e andiamo a vedere la quarta quest, cosa ci chiede di fare. Ok, allora siamo riusciti a completare anche queste 3 missioni. Vabbè, queste erano parecchio semplici. È stranamente semplice questo capitolo per ora, anche perché ecco. Uccidi 10 mostri generici e una Aratian. Il problema è vallo a trovare una Aratian, perché ce n'è una sola. Perché adesso là io non ci posso andare, io posso andare di qua e non c'è manco una.
periodo che in realtà ne incontro veramente poche. E niente, allora, cerco i 10 mostri, li troveremo quasi sicuramente. Se trovo prima la Ratian la faccio, altrimenti ce la facciamo insieme prima di proseguire. Il problema più grande è che la prossima missione, quindi l'evento subito dopo, sarà quello del Diablos, l'evento, la missione successiva, ma per uccidere il Diablos ci serve questa. E non è facile perché la scaglia pura adesso si iniziano a trovare un po' di più, ma le membrane penso che si trovino solo rompendo le ali e con la spada e scudo non ci arrivo. Potrebbe essere un problema. E ci vediamo tra pochissimo, allora vado a cercare la Ratian. Ok, rieccoci arrivati. Allora, ho ucciso le due Ratian, l'ho fatto da solo. Ne avevo trovata una a livello 5, anzi due a livello 5, che volevo farvi vedere, ma mi hanno massacrato malissimo, il che non mi fa ben sperare, perché eccolo qua, i corni del tiranno. Evita quei due enormi corni se non vuoi recitare la parte dello spiedino. Abbiamo un problema gigantesco. Il Diablos, vabbè, a parte che siamo leggermente, ah, però è debole è debole al drago, è debole principalmente al ghiaccio. Ok, non si muoveva, non capivo come mai. È debole principalmente al ghiaccio, ma anche alla paralisi. Noi abbiamo un'arma di paralisi, perché l'arma di ghiaccio non ne abbiamo, o meglio, dovremmo fare la Legiana. Legiana ne ho trovato uno oggi e sono tutti da 5 stelle, credo. È stato veramente un trauma, non so come abbiamo fatto a... Devo riguardarmi il mio stesso video di come abbiamo fatto a sconfiggerlo, con che arma, soprattutto mi pare con la Ratian. Il problema è che serve un'altra scaglia pura, quindi abbastanza rara, e due membrane che bisogna rompergli le ali. Il problema è che non posso concentrarmi sulle ali perché sennò non faccio in tempo a ucciderlo, quindi è un problema enorme. Vado un attimo a pompare le armature a sto punto, leggermente, vediamo cosa riesco a fare. Anzi, lo facciamo insieme, siamo qua. Allora, possiamo pompare la falda. Il problema è che serve roba che mi serve, no? Le code sì, perché le code mi servono per potenziare la spada, se non ricordo male. Esatto, addirittura 9 code. Mentre sugli schinieri di Ratian sarà uguale, perché no? Possiamo fare questo, corazze, va bene, tanto in realtà mancano le ali se non sbaglio. E qua vabbè, due scaglie pure per portarla a livello 5. Abbiamo recuperato un po' di difesa, niente di che, siamo ancora di due sotto. Proviamo, proviamo, ottima scelta dice con la Gyros. Al limite, se non ci riusciamo, si può potenziare questa spada, tanto un paio di code dovremmo trovarle, poi vediamo. Il mio problema principale adesso è che mi servono i cristalli terra per fare un sacco di armi e si trovano solo nei depositi grandi e non ne ho vicini. Potrebbe essere un problema. Allora, in teoria, per quanto ne so, bisogna rompergli le corna. Queste non sono le corna. Schiva, schiva. Hanno fatto un aggiornamento del gioco. Doveva schivare, ma mi ha laggato proprio in quel momento lì. Ma? Mi paro? Non è stata una bella idea. Beh, diciamo che questa è tutta esplorazione. Dicevo, hanno fatto un aggiornamento del gioco e sembra che abbiano allontanato un po' la visuale dal mostro. È possibile? Dal cacciatore più che dal mostro. Mi sembra leggermente più lontano. E abbiamo un problema di tempo. Veramente un grosso problema di tempo. Ci fate caso, abbiamo gli ultimi 30 secondi e non siamo neanche a metà vita. Quindi, allora faremo così. Adesso, vabbè, questa era una run esplorativa. Andrò a. E poi quando fai questo attacco bello, ma perdi tantissimo tempo. Fa danno, è un attacco che fa danno, ma vi fa perdere tanto tempo e vi lascia molto esposti, perché ora che il cacciatore atterra, il mostro fa in tempo a colpirvi un altro paio di volte. Facciamo così: vado a potenziarmi questa spada. A quanto pare useremo questa a meno che non trovo dei Legiana che mi danno tutto quello che serve. Ripeto, mi serve una scaglia pura e delle membrane. Se non sbaglio, è molto difficile. Appena potenzio un po', riproveremo. Intanto, ci vediamo tra pochissimo.
Ok, riproviamo per la voce, ho provato non so quante volte, ogni tanto ci riprovo, ma a sto giro sono riuscito a potenziare l'arma di abbastanza, quindi siamo a 3,85 di attacco, che è la più alta che abbiamo, se non sbaglio, esatto, più 230 di paralisi, a cui il diavolo sei debole. Siamo un po' sotto con la difesa, non dovremmo farci prendere, non è così semplice, però ci proviamo. Allora, ci ho provato diverse volte, ma senza potenziare l'arma non si facevano abbastanza danni, era praticamente impossibile. Il mio problema adesso, in realtà, è che anche per potenziare armi mi servono... Ho sbagliato qua, ho sbagliato io. Pensavo stesse facendo un altro attacco. Mi servono delle... degli oggetti che si trovano solo nei depositi grandi e... ho dei problemi con i depositi grandi in realtà. Allora, se vai un pelo avanti, facciamo così. Allora, siamo... non gli stiamo facendo abbastanza danno. Considerando che era paralizzato, gli abbiamo mancato uno dei colpi fondamentali, ma... se ti avvicini un po'. Abbiamo 20 secondi, siamo a metà vita. In realtà, se ce la giochiamo bene, ce la facciamo. Probabilmente non in questo round, ma se ce la giochiamo molto meglio nel prossimo, probabilmente sì. Qua non ha schivato lui, eh. Ok, sì, ci siamo. Scusate per l'entusiasmo. Riproviamo, magari questo ve lo lascio, che abbiamo chiacchierato un po', ma... cerchiamo di fare meno cagate, o meglio, di stargli più attaccati. Devo provare, anziché puntare i corni, e puntare... aspetta che devo recuperare vita. A puntare sulle zampe, ma... non è così semplice, perché... i corni li dovremo rompere perché ci serviranno, quindi... sono abbastanza sicuro che serviranno. Considerando che solitamente nei Monster Hunter classici, cioè in tutti... le armi di Diablo sono quelle con l'attacco più alto di tutte, di qualunque arma penso. Erano due. È un Diablo di grado maestro, ne fa due. E qua ce la siamo giocata abbastanza malino, eh. Non so se ritirarmi o continuare a provare, perché abbiamo già perso tanto tempo. Ok, abbiamo fermato così al volo. Quando usiamo questa mossa, nel frattempo possiamo anche curarci, non è male. La coda sembra debole, a differenza delle zampe e della testa, giustamente, che noi stiamo facendo sti gran danni. Sarà debole alla paralisi, ma non è che dura tantissimo, eh. Questo prima non l'ha fatto. Questo attacco è pericolosissimo perché ci lascia estremamente scoperti. E qua mi ha lagato. Questa ce l'hanno rubata. Ritirati. Ok, ci siamo. E quella... c'è stata rubata quella, con un lag clamorosissimo. Proprio mentre stavamo schivando. Chissà perché ogni tanto mi fa queste cose, non ho ben capito, ma va bene. Cioè no, non va bene, ma ce lo facciamo andare bene lo stesso. Allora, proviamo ad agganciarlo qua sopra. Siamo diventati lenti nella schivata, non capisco come mai. Ma a volte sembra stranamente troppo lento quando schiva. Questo attacco non è particolarmente ostico, è che ti fa perdere veramente tantissimo tempo. Ok, lag pazzesco. Devo provare a abbassare la qualità a questo punto, perché nonostante sia bassa, ma aggiornamento dopo aggiornamento... scusate, nonostante sia abbastanza alta, aggiornamento dopo aggiornamento mi rallenta. Qui l'avevamo schivato giusto, non so perché. Fatto finta di niente. Niente, i corni li romperemo quando siamo un po' più potenti. Nel frattempo lo uccidiamo in questo modo. Pazzesco che
Ci abbiamo provato un sacco di volte e non ci siamo riusciti. Adesso che ho locato come zona il petto, siamo riusciti abbastanza facilmente. Abbiamo fatto anche diversi danni. C'è molta differenza da colpire un punto debole rispetto a non colpirlo, perché vi cambia davvero tanto l'attacco che fate. Abbiamo trovato una cresta. Vabbè, ci servono i corni, quelle cose lì. Siamo stati un po' barboni, ma va bene, va benissimo così, perché ce l'abbiamo fatta. È fatto meraviglie contro quella tempista, quel tempista delle sabbie. All'idea che i mostri diventino sempre più forti mi si arricciano i baffi. Ne manca solo uno. Capitolo completato. Allora, ragazzi, io direi che... Si è staccato il microfono? No, intanto mi ero seduto perché se no non ce la facevo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per essere stati con me, come sempre, fino a questa parte del video. Lasciate un like, un commento, fatemi sapere la vostra, siete arrivati al Diablo, se l'avete trovato difficile, con che armi l'avete affrontato. E quindi fatemi sapere la vostra opinione. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Noi ci vediamo nel prossimo capitolo, che forse è l'ultimo, ma non ne sono sicuro. Lo andremo a vedere molto presto. Ma nel frattempo... Buona caccia a tutti da Titus in Fabula.